edizione di Garrufo Hosting Fest, Garrufo di Sant'Omero, ormai sta diventando un appuntamento tradizionale in Val Vibrata qui a Garrufo, perché è un appuntamento importante per la gastronomia, insomma, però ci sono anche diversi gruppi musicali, c'è intrattenimento, c'è un po' di tutto. Sì, siamo arrivati alla quarta edizione, ormai questa è un appuntamento, il Garrufo Hosting Fest, che dà il via alle nostre manifestazioni estive, apre la nostra, tutta la nostra estate, l'estate garrufese, chiamiamola così. Come tutte le altre nostre manifestazioni, su Garrufo Hosting Fest noi comunque sia puntiamo sulla qualità. Quest'anno abbiamo cercato, siamo sempre alla ricerca di prodotti qualitativamente di livello molto alto, e quest'anno, oltre allo stinco, che sembra un prodotto artigianale, siamo riusciti a trovare un wurstel fatto qui in zona, in Val Vibrata, ed è una cosa molto molto buona, molto saporito, artigianale, non industriale, e su questo è uno dei punti vincenti delle nostre manifestazioni. Quindi, oltre, insomma, allo stinco, che insomma è il re della serata, lo stinco di maiale, il re di queste giornate, di queste serate qui a Garrufo, ci sono altri piatti gustosi che si possono assaggiare. Sì, 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 sicuramente. Vabbè, lo stinco di maiale, che è il piatto principe di questa manifestazione. Poi, appunto, come ho detto, c'è l'hot dog, il wurstel con patate, che è fatto appunto con delle carni scelte di suino, carni di prosciutto scelte, che è un prodotto qualitativamente molto alto. Quindi noi sulla qualità puntiamo, su tutte le nostre manifestazioni. È il nostro biglietto da visita. La qualità a Garrufo è il biglietto da visita della Pro Loco. Anche gli appuntamenti musicali con le band locali e non solo. Sì, questa sera c'è Alice Road, una band delle Marche, un occhio sempre su band di livello, che fanno della buona musica e per intrattenere al meglio i nostri ospiti. Vogliamo ricordare i sacrifici che a volte fanno anche le Pro Loco, in questo caso la Pro Loco di Garrufo di Sant'Omero, anche per portare avanti questi eventi. Questo è il primo di una serie di eventi, perché poi ce ne saranno altri. I sacrifici sono all'ordine del giorno. E la Pro Loco, anche se magari si vede non sul territorio, ma operare sul solo d'estate, ma le Pro Loco lavorano 365 giorni l'anno. Non perché d'inverno si fanno poche manifestazioni o si fa solo la tombolata, eccetera. Le Pro Loco lavorano sempre. La Pro Loco significa sacrificio, la Pro Loco significa aggregazione, la Pro Loco è mettere in movimento un paese, non farlo diventare un paese dormitorio, come è risvegliarlo, portarlo avanti, fare delle opere sociali, che poi dopo, per fare le opere sociali, che il mezzo è la manifestazione enogastronomica, per reperire i fondi, chiedere l'aiuto alle aziende locali, chiedere l'aiuto nei limiti alle amministrazioni locali,
ma la Prologo opera in questo modo. La Prologo è solo esclusivamente sacrificio. La Prologo, per fare queste cose, bisogna averlo dentro, non si può improvvisare, bisogna amarla la Prologo. Edizione di Garrufo Sting Fest, come detto, prima di pensare alla quinta edizione c'è tutta un'estate da portare avanti, perché il prossimo appuntamento importante sarà Garrufo con Gusto. Sì, il prossimo appuntamento importante sarà Garrufo con Gusto, che è dal 2 all'8 agosto, poi avremo magari anche modo di parlarne in maniera più approfondita. Lì c'è il maccheroncino di Saragolla con il sugo di gallo, poi tante altre specialità, dai calzoni alle frittelle, al pollo imperiale, che è lo spezzatino di pollo con le verdure, con la giardiniera, e tante altre cose. Stiamo pensando a delle novità che non diremo adesso sicuramente, però prima di arrivare a Garrufo con Gusto c'è dal 30, sono due giornate, 30 giugno e 1 luglio, il Fattore F, Fast Food Fest. È una manifestazione organizzata interamente dalla nostra Prologo Giovani, e questo non mi stancherò mai di dirlo. Forse penso che noi in Val Vibrata, adesso in Val Vibrato nella provincia di Teramo, non voglio fare il presuntuoso, ma penso che noi siamo forse l'unica associazione in cui abbia una Prologo Giovani con una quarantina di ragazzi affiliati, associati, e la stanno organizzando interamente loro. Questi saranno il nostro futuro, noi gli diamo il massimo spazio e il massimo appoggio che potergli dare, cerchiamo di guidarli nella maniera migliore possibile, dandogli dei suggerimenti, dei consigli per non fargli fare degli errori che poi dati dall'età possono, però io come presidente e la Prologo tutta ne è orgogliosa di questa cosa. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, notte, per vedere come stanno.